Ragazzi, siete pronti per vedere questo super vlog bellissimo dello stage di attacchi? Allora, cominciamo! Ciao! Ragazzi, sto andando in maneggio, è sabato, e perché questo weekend, quindi sabato e domenica, c'è lo stage degli attacchi e arriva da Bergamo il tecnico federale di attacchi e mi farà una mini lezione. Sono un po', no, non preoccupata, ho l'ansia, però vedremo. Eccoci qua, adesso Matteo porta fuori squisito, super mega prontissimo per essere attaccato. Ma Sofia era pronta? Certissimo, certissimo. Guardate che bello squisito. È davvero un cavallino bello e scemo. Deve mettere su un po' di pancetta, però ragazzi, guardate che ricordi, la carrozza di Verona. Ok, ora Matteo, vabbè, fa il controllo guance. Poi saliamo. Guarda là, guarda là quanti! Siamo pronti, Sofì? Prontissima! Adesso Cristiano sale e siamo pronti a partire! Eccoci subito pronti al galoppo sul ponte! La prima volta che guido, subito al galoppo! Subito emozioni forti, bisogna provare le emozioni per vedere se ci piace o no! Sì! Oh, la carrozza bella leggera, si va che è una meraviglia. Super squisito. Poi passiamo in mezzo ai poli. Qui avevo un po' di paura perché era il percorso nuovo e l'ho testato. Sì, sorridi! Matteo mi dice di sorridere. Galoppo e nel laghetto! Ci siamo rinfrescati alquanto. Eravamo tutti è davvero bellissimo, però com'è l'emozione? Bella e qua c'era un attimo quasi qui siamo entrati quasi qua c'era un attimo un fail. Se dovessimo spiegare a chi non l'ha mai visto che cosa sono gli attacchi. Salve, io sono Cristiano Cividini, tecnico federale di questa strana disciplina dell'equitazione. Ho un curriculum sportivo di 18 partecipazioni ai campionati del mondo, 2 medaglie a livello mondiale e ora per la federazione, oltre ad essere ancora un driver in attività, seguo la crescita delle squadre junior, children e rider. Gli attacchi è quella strana disciplina dell'equitazione, laddove il cavallo non viene montato, ma dove il cavallo trascina questa carrozza, una carrozza super moderna con freni a disco. I cavalli devono eseguire 3 diverse prove, una prova di addestramento, il dressage, una prova di campagna che oggi Sofì si è divertita a cimentarsi tra gli ostacoli di maratona e la prova finale è una prova tra gli ostacoli, tra i coni. È una disciplina dove sia per gli adulti che per i ragazzi ci sono grandissime possibilità di sviluppo, molto bella. Ti sei divertita? Sì, ho passato mezzo laghetto, siamo rinfrescati. Ragazzi, ero emozionatissima con il tecnico federale per la prima volta. Okay. Salutiamo tutti gli amici di Sofì e Sofì speriamo che prosegua questa avventura negli attacchi e il circolo ippico dove Sofì si allena penso che sarà lieto di ospitarlo. Grazie mille. Ciao ciao. Ecco qua una bella doccia squisito con l'acqua calda, ci si stava da Dio. E ta-da! Ecco lo scurra che ha sparso tutto il fieno. Ma si sperava tu fossi già a dormire. Io dico, ci sono un sacco di cavalli bellissimi. Ma questa patata tutta doccia, guardate. Non ho niente da dire. Ma guarda quella patata com'è bella! Ecco qua ragazzi, allora qui Matteo sta provando ad attaccare Oscura, stava girando la corda per vedere se si poteva attaccare. Ovviamente l'Oscurotta è un po' anzianetta, quindi fa un po' di fatica, però... E poi non aveva mai provato in realtà, esatto, qui è sì, con sì, tutti sì. I finimenti degli attacchi, quindi gli aveva messo tutti i finimenti e iniziava a farla provare. E pian piano stavamo iniziando. Qua invece l'abbiamo attaccata a uno pneumatico
per, diciamo, simulare, cioè per l'avere qualcosa dietro, diciamo. In realtà lei sente il rumore e deve abituarsi a non avere paura. Infatti, è stata molto brava, però, come prima volta. Sì, infatti hai paraocchi per non vedere dietro e per non spaventarti, appunto. Uno zuccherino! Uno zuccherino! Oh mio Dio! Guarda questo zuccherino! Oh Dio, zuccherino! Ma guarda come pila! La buona non zuccherino! E adesso tocca anche a lei la doccetta! Dopo una grande fatica ci vuole una grande doccia! Ma scusa, era più interessata allo zuccherino, vedi come gli dà con la lingua? Sì, era buono, Sofì, mi è piaciuto. Me ne dai un altro? Oh, sente bene come se si sta bene con l'acqua calda, calda. Acqua calda e poi dopo si asciugano, vero? Esatto. O si mettono in giostra oppure sotto le lampade. Sì. Quando scorotta. Oh, senti bene. L'acqua calda! Che bello! Oh, super bene. Doccia! Sembra la terma, è oscura! Le terme! No, però è immobile, è oscura, è stata bravissima! Immobile, eh. Ferma, ferma! Ferma! Ma guarda, si addormenta fra un po'! Ah. Fa la doccia anche Sofì adesso? Quasi. Lavaggio del musetto. Musino. Guarda voilà. Che servizio. La cipicchia. Ci vuole solo manicure, pedicure. A quella poi pensa Sofì. Adesso Matteo cosa fa Sofì? La sta steccando, vuol dire che con quello giuetto lì non gli fa male, gli leva l'acqua in eccesso. E un po' si scuote anche scura per aiutarlo, vero? Si scuote e gli leva tutta l'acqua in eccesso e gli è rimasta sul pelo. Va bene, ha fatto un po' grattino quello lì. Sì. È piacevole. È più grande, più piccola. Qui Matteo ci spiegava. Matteo dispensa sempre spiegazioni e consigli. Già. E poi giostra! Pile e ingiostra. Quando non è freddo si asciugano fuori, vero? Già. Eccola qua. Ciao Scu. E si parte. Di là. Dall'altra parte. Ciao ciao! Guardate come si impegna a camminare! Super giostra gigante, eh! Mm-hmm. Eccola! Via, 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 si va, si va! Ragazzi, io in questi due giorni di stage e di attacchi mi sono divertita un sacco. Ringrazio ancora Cristiano Cividini per l'esperienza meravigliosa, grazie davvero, e ringrazio anche Esquisito, che è stato bravissimo. Mi raccomando, ragazzi, se qualcosa vi piace, provate, perché vedrete che qualsiasi cosa, se vi ispira, fatela, ok? Poi magari non vi piace, però voi provate, poi vedremo. E ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, mettete un sacchissimo di like, iscrivetevi al canale YouTube, attivate la campanella, ding dong, e ciao, alla prossima, al prossimo video.